a tutti ragazzi, qui arrendici in questo nuovo video. Oggi ci troviamo su Forum Free per un altro video. Oggi riguarderemo nell'amministrazione la grafica di un forum su Forum Free, come ho detto poco fa. La prima cosa che vedremo è il codice HTML, che questo serve molto nel forum, perché potete vedere, senza di questo non potremmo mettere questi tipo di immagini, queste tabelle e queste immagini e queste varie cose, lo sfondo del vostro sito. Perciò ragazzi, il primo, io non vi posso spiegare come funziona il codice HTML, l'HTML, però potete lavorarci da soli sulla guida. Questo video durerà di più perché proprio vi devo parlare. Guardate, qui nella guida vi sono scritte tutte cose. Guardate, font, testo, perché potete cambiare anche font, cambiare colore, dimensione. Ecco, potete vedere testo con alone, sfumato, lista, che non so cosa significa. Ecco, guardate. Guardate che ci ho messo. Vedete? 13. E queste cose. Come si potrebbe dire? Queste cose vi servono se volete fare un sito graficamente buono. Perché cioè, altrimenti un sito di merda è brutto. Questo qui, guardate, lo potete vedere, codice HTML che viene mostrato sopra tutte le pagine, che non so cosa sia. Questo qui non so quale sia, cioè vediamo, questo qui dovrebbe essere questa immagine, in poche parole dovrebbe essere questa immagine. Successivamente questo viene mostrato sotto il logo, in questo caso la tabella ho fatto, che potete creare dal generatore di tabelle. Qui vi dice e devo creare la tabella, e ecco, ve lo faccio vedere, esempio questa tabella. E successivamente questo viene mostrato proprio all'inizio quando lo fate. Qui guardate, potete vedere c'è messo. Qui ad esempio c'è questo, che attualmente ora lo cancello perché non serve a niente. Ok, ritorniamo indietro, codice HTML. Qui potete cambiare, potete vedere, cambiate. Dopo questo invece viene visto sotto le pagine. Che cazzo? Non lo so, vabbè. Colori e stili. Passiamo a qui vi sono scritte tutte cose proprio per creare le varie cose. Che porno questo XXX. Allora, colori e stili. Questa è un, serve per cambiare proprio tutto quello che viene al forum, cioè tutti i colori, tutte le varie cose che ci sono. In poche parole, guardate, di sopra c'è messo font family Verdana, font size, guardate, c'è messo qui tutto il font Verdana. Ad esempio mettiamo uno Xerod, non so se lo conoscete, vediamo, dovrebbe cambiarlo, vedete, già l'ha cambiato, guardate, guardate come l'ha cambiato. Però siccome si vede male, dobbiamo rimettere quello di prima. Colori e stili Verdana. No, anzi, proviamo questo Batman Forever Alternate. Batman Forever Alternate, che questo è pure bello. Altrimenti rimettiamo Verdana. Ecco, questo è bello, dai. Devo mettere solamente un po' più grande. Ed è bello.
grafica, colore, stili. Quanto metto? No, 15 pixel. Ok. Qui poi vi sono messe tutte le varie cose. Non le so io queste varie cose che si mettono, non le so fare. Cioè ci dovete giocare un po'. Ecco, vedete, ci ho messo colori lista normal. Vedete qua il colore. Questo colore, questo codice indica il colore che avete, cioè un colore che potete vedere anche dalla guida che avevate prima. Sono sempre cose HTML, ricordo. Niente, mi è arrivato un messaggio. Cioè non le so bene queste cose qui che ci sono messe. Ci devo giocare un po'. Vediamo qui se l'ho fatto più grande. Che cazzo, non cambia niente. Colori e stili. Vediamo qui se lo cambia. Ad esempio mettiamo 25. 25 pixel, vediamo. No, non cambia un cazzo. Come era messo prima, 11. 11 pixel. Font size. Qui è. No. Che cazzo. Vabbè. Facciamo così che è la cosa migliore. Verdana. Lasciamo come era prima, che se no succede un bordello. Minchia, già 6 minuti sono andati, ragazzi. Dobbiamo sbrigarci. Allora, grafica, colori e stili. Questo l'abbiamo finito. Allora, ragazzi, passiamo alla skin. La skin, in poche parole, è lo sfondo del vostro. Non lo sfondo, scusate. Come è impostata il vostro forum? Qui potete. Che cazzo è sta cosa? Esempio. Non so spiegarla bene come sarebbe l'impostazione del vostro canale. Vedete qui che è di colore azzurro. E questo qui, ad esempio, questa è la parte dello skin. Non c'entra, non riguarda lo sfondo e niente. Pure questa è l'altra parte della skin. Vedete qui c'è scritto che è stata fatta da Harmony. Poi qui ci sono altri tipi di skin, come ve lo faccio vedere. Vedete, qui ve li fa vedere i tipi di skin. Salvate e l'avrete, ma io consiglio di tenerne sempre una. Questo è il logo. Il logo, come è fatto. E qui potete scegliere se metterlo al centro della pagina. Successivamente poi. Ok. Per metterlo dovete creare il tiny. Dovete crearlo su internet. In poche parole, guardate, o cliccate e vi fa andare su Teenivik e create l'immagine. Perciò vi darà un link che metterete qua. Perciò salvate e basta. Dopo, nello sfondo, guardate com'è. La stessa cosa. Fate la stessa cosa. E dopo, pagine personalizzate. Che cazzo è? Non ve lo so spiegare questo. Ah, perché potete creare specie la pagina dentro il vostro forum. Gli mettete qualcosa oppure non lo so. Qui ci dovete giocare perché non lo so spiegare. Le immagini. Ecco, ho capito. Guardate, qui vi sono le immagini del Maestro Prestigio in tutte le sezioni. Ora ve lo faccio vedere. Guardate, vedete qui il Maestro Prestigio, qui Black Ops 2 e qui le varie cose. Guardate, qui sarebbero questi in poche parole, e qui Black Ops 2. Cosa semplice, va? Dopo qui chiudiamo. Per esempio potete mettergli anche le facce. Allora. Dopo l'ultima poi sono le emoticons, cioè prendiamo un'immagine, ad esempio
Maestro prestigio. Indirizzo, testo per inserirlo. Hackerati di merda. Che cazzo. Vediamo se ne troviamo una che non sia hackata. Perché dobbiamo trovarla proprio del. Ok, non mi fa trovare un cazzo. Velocemente, quanto siamo arrivati? 10 minuti, ok ragazzi, stiamo per finire. Non trovo sto maestro prestigio di merda. Copia indirizzo link. Allora, indirizzo testo per inserirla. Ad esempio, mettiamo prestigio 11. Ecco, così, guardate. E qui altro che se adesso no, vediamo qui se l'ha messa. Non vediamo perché. Ecco, non ve la fa vedere. Sapete perché? Perché non era un'immagine buona per questo. Ad esempio, cerchiamo. Prestigi BO2. Ecco, questa qua che si vede bene. No, non c'era il prestigio master. Scusate ragazzi, c'è un bordello della Madonna. Vediamo se riusciamo. Ecco ragazzi, finalmente siamo riusciti a farlo. Guardate, qui chiudiamo. Ve lo faccio vedere velocemente. Grafica, vaffanculo. Grafica, emoticons. Ecco, e potete vedere qui ci sarà la vostra immagine. Vi consiglio di metterle piccole perché sennò po avete potuto notare che si creano delle bombe. Guardate. Perciò ragazzi, per questo video è tutto. Bella a tutti e al prossimo video.